Anticipazioni Tempesta d'Amore, trama puntate, dal 16 al 22 settembre 2019. Ragnar prende in giro Tina. Lunedì 16 settembre 2019. Henry, fortunatamente, riesce a trovare rifugio presso i Zombicler. Denise, invece, è stata più certa dei sentimenti che prova per il veterinario. Vuole a tutti i costi dimenticare Joshua, con il quale sa benissimo che non c'è futuro in quanto il ragazzo, ai suoi occhi, sembra molto preso da Annabelle. Ragnar fa capire a Tina di essere pazzo di lei. La giovane chef, però, dati i trascorsi, sembra decisa a fargliela pagare a caro prezzo. E infatti finge di voler approfondire la conoscenza, ma in realtà si tratta soltanto di un piano. Non può dimenticare le umiliazioni passate, quando erano compagni di scuola. Martedì 17 settembre 2019. Fabien scappa di casa e Valentina, per fortuna, intuisce dove possa trovarsi e non esita a mettersi sulle sue tracce. Lui però, nonostante le dolci parole che la ragazza spende per lui e le mille rassicurazioni, non sembra affatto intenzionato a fare ritorno a casa. Michael e Natasha, prontamente avvertiti, cosa ne penseranno? Werner dà pieno sostegno ad Annabelle, la quale, dopo la sconvolgente dichiarazione che Xenia le ha fatto in punto di morte, non riesce proprio a riprendersi. Sa di non essere figlia di Christoph e, in aggiunta a ciò, potrebbe finire nel mirino delle indagini di Mazer, con l'accusa di omicidio. Una grande intuizione di Jessica potrebbe aiutare concretamente la Sullivan a uscire pulita da questa intricata vicenda. Mercoledì 18 settembre 2019. Joshua si sbaglia di grosso a pensare che Harry abbia un'altra donna, in quanto il veterinario è seriamente intenzionato a costruirsi un futuro con lei, che rispecchia in tutto e per tutto la sua anima gemella. Nel frattempo prosegue la ricerca della seconda parte del dipinto di George e Dora. Denise e il giovane Winter trascorrono gran parte del loro tempo insieme. Eva torna prima del previsto dal suo viaggio di lavoro in Romania ed è pervasa da un terribile presentimento che non osa rivelare a Robert per non inasprire rapporti con lui, che si sono finalmente distesi. Dopo l'incontro con Christoph, inoltre, i dubbi della donna si acutizzano ancora di più. E che cosa deciderà di fare? Gli andrà a parlare? Giovedì 19 settembre 2019. Fabien continua imperterrito a dare problemi e preoccupazioni a Michael, che è davvero esasperato dal suo comportamento e non sa più come fare. Tina non si rende conto che Ragnar si è preso una vera e propria cotta per lei. Il giovane vuole frequentarla ed è pronto a tutto pur di iniziare qualcosa di speciale con lei. Annabelle è sempre più tormentata da dubbi e paure e comincia a sfogare tutto il suo senso di frustrazione eccedendo con le bevande alcoliche. Werner le sta vicino, ma la sua vicinanza non basta. Jessica intanto sta per scoprire il suo terribile e fosco segreto. Venerdì 20 settembre 2019. In preda all'ansia e alla depressione, Annabelle beve un bicchiere di troppo e confida alla Brohaus, delirante, di aver assassinato Xenia, dopo che quest'ultima le ha rivelato che non è la figlia di Christoph. Quest'ultimo intanto continua a macchinare pesantemente per conquistare il cuore della donna di cui è follemente innamorato, ovvero la bella Eva. Robert però potrebbe accorgersi molto presto di tutto. Michael ha paura che Fabien si rovini la vita, ma André sembra avere una grande soluzione. Tina e Romy fanno di tutto per non essere cacciate dall'appartamento e non sanno che qualcuno sta facendo buon viso a cattivo gioco e che questo qualcuno è una persona a loro molto vicina. Si tratta di Ragnar Sigurdsson.
sabato 21 settembre 2019. Il dipinto di George e Dora stupisce Joshua e Denise sempre di più. I due non possono nascondere che ha delle vere e proprie connessioni con la loro vicenda. Per non consentire al suo segreto di rovinarle la vita, Annabelle progetta un piano insieme a Jessica. Fabian finisce di nuovo nei guai e crea nuove preoccupazioni in Michael e Natasha, che non sanno davvero come muoversi. Valentina è molto dispiaciuta e fa di tutto per non abbandonarlo. Tina è molto contenta del comportamento di Ragnar, che sembra molto diverso rispetto al passato, e a riprova di ciò del fatto che fa veramente di tutto per venirle incontro. Harry si accorge che Ragnar si sta comportando malissimo. Sta facendo il doppio gioco e obbliga subito il ragazzo a parlarne con Tina. Sarà veramente sincero con la chef? Oppure continuerà a nascondergli tutto? Domenica 22 settembre 2019. Joshua è in lotta con i sentimenti che prova per Denise. Anche lei, in verità, trova eccessive difficoltà nel suo rapporto con Harry. E ciò perché, pur non volendo ammetterlo, nella sua testa e nel suo cuore c'è qualcuno in particolare. Dopo aver ascoltato una conversazione a dir poco compromettente tra Eva e Christoph, Robert mette la moglie di fronte alle sue responsabilità. Le chiede se davvero lo ama ed è disposta a salvare il loro matrimonio, o se, al contrario, vuole chiudere. Harry tiene sotto controllo Ragnar, che sembra voler prendere in giro tutti. Forse il veterinario si sta sbagliando di grosso? Alphonse intanto decide di fare qualcosa di concreto per Tina, ma un imprevisto manda tutti i suoi propositi all'aria. Anticipazioni Tempesta d'Amore, puntate di novembre 2019. La piccola Luna verrà restituita a Paul Lindelberg, ma Paul scoprirà che la sua bambina Luna è viva ed è stata adottata dagli ignari Michael e Natasha. Le puntate di Tempesta d'Amore che andranno a colorare le nostre serate nel mese di novembre 2019 riportano grandi colpi di scena. Michael, quando apprenderà che la piccola Felicitas altri non è che la piccola che Jessica ha abbandonato nel bosco con la complicità della Sullivan, non reggerà più e, dopo aver visto Paul coccolare la neonata, gli rivelerà in un sol colpo la verità. Di qui un susseguirsi di eventi che porteranno l'atleta a voler denunciare la Brohorst e quest'ultima a pianificare il rapimento di Luna. Anticipazioni Tempesta d'Amore, puntate di novembre 2019. Natasha scopre una sconvolgente verità. Il momento della verità arriverà inaspettatamente e sconvolgerà Paul Lindelberg. Il ragazzo ha sofferto tantissimo in quanto ha sempre creduto alla bugia di Jessica Brohorst, e cioè che la sua piccolina è venuta a mancare a causa di una complicanza del parto. Ma nelle puntate di novembre 2019 si arriverà alla svolta. La verità sul suo finto aborto di Jessica e sull'abbandono della figlioletta con la complicità di Annabelle Sullivan, fino all'adozione della piccola da parte degli ignari Michael e Natasha, giungeranno alle orecchie di Paul, spiazzandolo completamente. Tutto comincerà a seguito di una scoperta di Jessica. La ragazza si renderà conto che Felicitas è sua figlia. Scioccata, deciderà di sfruttare la situazione a proprio vantaggio e non esiterà ad avvicinarsi alla cantante con un unico intento: ricattarla. Nel frattempo al Fursenhof arriverà Nadine, storica amica di intrighi e macchinazioni della Dark Lady. Nadine, accordatasi con la Brohorst, fingerà di essere la vera mamma di Felicitas, al solo scopo di estorcere a Natasha una cifra a dir poco cospicua, ben 30.000 euro. Jessica nel frattempo comincerà ad avvertire una sorta di legame con la figlioletta e deciderà di proporsi come babysitter, e ciò al fine di starle accanto più tempo possibile. Natasha però inizierà a diventare molto sospettosa, soprattutto quando l'attaccamento che Jessica svilupperà nei confronti della piccina apparirà ai suoi occhi fin troppo morboso. Preoccupata, deciderà di spiarla e sarà così che apprenderà che Felicitas
altri non è che Luna e che la Brohost è la madre della neonata. Anticipazioni Tempesta d'amore, puntate di novembre 2019. Michael confessa la verità a Paul. Spaventata al sol pensiero che le potesse essere tolta la figlioletta adottiva, che tanta gioia ha portato nella sua casa e nel suo cuore, Natasha finirà per stringere una sorta di accordo segreto con la sua amica. E il tutto all'insaputa sia di Michael che di Paul. Pertanto accetterà di coprire la sua bugia e farà di tutto per fingere in presenza del consorte. Celare la verità però le risulterà sempre più difficile, al punto che un giorno il medico deciderà di metterla sotto pressione e sarà così che Natasha crollerà e racconterà tutta la verità. Inutile dire che Michael non potrà credere alle sue orecchie e, ferito, proporrà di avvertire prontamente Paul. Jessica però si opporrà, ma l'uomo sarà praticamente irremovibile. Fermo nei suoi propositi, vorrà vuotare il sacco. Il Niederburg, inoltre, non riuscirà a perdonare la moglie e vedremo che passerà giornate intere lontano da lei. Deluso dunque, arriverà addirittura a mettere in discussione il suo matrimonio. Natasha, intanto devastata dai sensi di colpa, ripenserà ai giorni felici trascorsi con Felicitas e in lei nascerà una brutta paura, quella di perderla per sempre. Trascorsi alcuni giorni, Paul busserà alla porta di Michael e ne approfitterà per tenere un po' in braccio la neonata. L'uomo assisterà alla scena e noterà la bellissima connessione esistente tra i due. Intenerito, non riuscirà più a reggere la farsa e non vedrà altra soluzione se non quella di rivelargli il vero, dagli intrighi della Brohost alla vicenda dell'adozione. Michael così, senza consultare preventivamente sua moglie, cederà Luna al ragazzo. Commosso ed emozionato, l'atleta dirà che Jessica, per quello che ha fatto, non merita una seconda possibilità, bensì il carcere. Pertanto deciderà di crescere la piccola con Romy, escludendo totalmente dalla sua vita la madre. E ci chiediamo, come reagirà Jessica? Anticipazioni Tempesta d'amore, puntate di novembre 2019. Jessica è un terribile piano. Anche se Romy riterrà ingiustificabile il gesto compiuto dalla sua rivale, e cioè partorire e poi abbandonare Luna nel bosco, tenterà di distogliere Paul dall'intento di denunciarla alle autorità competenti. E vedremo che ci riuscirà. Comunque sia disgustato dal suo comportamento, il fratello di Alicia deciderà di darle una punizione esemplare, il divieto di avvicinarsi a Luna. In caso contrario, andrà lui stesso dalla polizia. Jessica rimarrà sconvolta e tenterà di sfruttare ogni occasione, anche la più insignificante, per passare un po' di tempo con sua figlia. In tal senso, quando la piccola verrà affidata alla sorella di Romy, ovvero Lucy, la Brohost ne approfitterà per avvicinarsi a lei e prenderla in braccio. Paul, infuriato, assisterà alla scena e la caccerà via di casa. A quel punto Jessica, ferita, non vedrà altra scelta se non quella di rapire Luna. E ci chiediamo, di quale occasione si servirà per riuscire nel suo scopo? Rumors lasciano intendere che comincerà a pedinare Paul e Romy in modo da attendere il momento opportuno. Sicuramente ritorneremo su questa vicenda per offrirvi spoiler succosi e ricchi di novità. Grazie per aver scelto Uomini e Donne News. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.